Salve ragazzi! I dinosauri erano animali veramente incredibili e unici nel loro genere. Abitarono il nostro pianeta moltissimi anni fa. Ciò che ci testimonia della loro antica esistenza sono i loro fossili, che molti scienziati evoluzionisti collocarono in tre principali periodi: il Triassico, il Giurassico e il Cretaceo. Ma cosa succede se oggigiorno si viene a conoscenza di qualcosa che ci testimoni altro su queste incredibili creature estinte, come nuove scoperte storiche, ma anche antiche storie che parlavano di creature simili a dinosauri, che terrorizzavano persone e villaggi, e che il più spesso delle volte queste storie risalgono a periodi prima della scoperta di questi titani. Lì il mistero nelle nostre menti cresce sempre di più, anche perché ancora oggi alcune persone testimoniano di aver avuto un incontro con simili creature. Oltre al famoso mostro di Loch Ness, possiamo prendere più il Mokele Mbembe, di cui parlai in due vecchi video, ma oggi vedremo altro, ovvero 5 dinosauri che forse girano ancora oggi per il nostro pianeta. Beh, che dire, guardate tutto il video fino alla fine, lasciate like e enjoy! Numero 1. L'iguanodonte della Nuova Guinea. L'iguanodonte della Nuova Guinea era un criptide simile a un dinosauro, che è stato segnalato per essere in agguato nelle foreste pluviali vicino al villaggio della Nuova Guinea. L'iguanodonte era un preistorico dinosauro erbivoro, dotato di un pollice con un artiglio appuntito. Fu tra i primi dinosauri di cui se ne conosce l'esistenza, ma storie recenti narrano gli avvistamenti di questo tremendo animale, per fortuna erbivoro, ma anche molto spaventoso. Era l'11 dicembre del 1999, quando gli abitanti di un villaggio della Nuova Guinea viaggiavano in canoa e videro un grande animale nei pressi del fiume. Erano circondati da un grandissimo mistero, però giorni dopo un pastore di una chiesa della zona rivide quel mostro. Disse che possedeva un collo lungo, come la coda, e camminava su due zampe posteriori, simile a tronchi di cocco, con delle zampe anteriori più piccole davanti. Disse che possedeva anche una testa che ricordava una mucca, con della pelle di un animale rettiliano, come il coccodrillo. Il mistero avvolse molte menti, ma passarono degli anni. Alcuni iniziarono a pensare sia stato tutto solo una bufala, ma proprio nel 2004, anni dopo, questa creatura riapparve, ma stavolta più tremenda. Si disse che entrò in un villaggio e terrorizzò molti abitanti, che furono pure costretti ad andarsene da lì, e un testimone oculare lo descrive come un mostro grigio simile a un dinosauro. Si dice che abbia fatto alcune vittime. La creatura finì pure nei giornali, creando così una leggenda molto inquietante. Numero 2. Il Mapungari. Le testimonianze oculari dicono che questo criptide possieda una pelliccia rossa e si dice che sia una creatura simile a un grosso scimmione che vive nelle foreste pluviali amazzoniche in Brasile. Molti dicono che raggiunga un'altezza fino a 3 metri circa, poggia su due gambe e ha lunghi artigli, una pelle di tipo alligatore resistente alle lance. Alcune storie affermano che questo animale si nasconda dall'essere umano. Molte persone che videro questo animale scoprirono che nella storia di animali simili ce ne fu uno in particolare, ovvero il famoso bradipo terricolo, ovvero il Megadarium. Simile a un grossissimo formichiere gigante, il Megadarium è uno dei più grandi mammiferi terrestri di tutti i tempi. Sono stati segnalati avvistamenti diffusi della creatura in tutta la regione, con più di 100 testimonianze oculari, raccolte nel 1994. Altri avvistamenti sono stati segnalati nel 2007, ma in altre zone sudamericane, con descrizioni rimaste relativamente coerenti alla leggenda, ovvero animali come il famoso Megadarium, creatura davvero impressionante. Numero 3. Il Muhuru. Questo criptide fu avvistato nel Kenya. I testimoni oculari lo descrissero come un'enorme bestia pesantemente corazzata, con grandi e spesse placche e ossa sulla schiena, o un'enorme coda simile a qualcosa di pericoloso. Fu avvistato da due persone che erano in visita al Kenya e che passavano da lì. Le descrizioni che diedero ricordarono molto uno Stegosaurus, probabilmente ancora in età giovane. Ma altre testimonianze oculari dicono che nel finale della coda questa creatura possedeva una mazza, un po' come l'Ankylosaurus, entrambe creature erbivore che si pensa siano gli acerrimi nemici dei temibili predatori come l'Allosaurus e il Tirannosauro. Purtroppo riguardo a queste creature non ci furono altre testimonianze abbastanza sufficienti, però
combacia moltissimo con altri criptidi, come il famoso Mimbieu, che fu avvistato nel Congo da villaggi locali che affermarono anch'essi di aver visto qualcosa come lo stegosauro. Stegosauro. Numero 4. Creatura U28. Questo criptide, identificato come creatura U28, ebbe luogo nella prima parte della Prima Guerra Mondiale. Si pensa sia anche la causa della distruzione di un motoscafo militare. Siamo nel 30 luglio del 1915, dove il comandante di questo veicolo acquatico, che durante la navigazione ebbe un incidente acquatico, affermando di essere stato attaccato da qualche creatura gigantesca e potente, a dir poco mostruosa. La creatura ha distrutto l'imbarcazione con la sua gigantesca mole, ma quest'ultima non fu tanto ben identificata. Il comandante disse di aver visto per qualche secondo il criptide, che era veramente gigantesco, simile a un coccodrillo gigante marino. Aveva le scaglie lungo tutto il dorso e possedeva delle mani palmate. La descrizione sembra ricordare molto il Mosasaurus o il Pliosaurus, come il famoso Liopleurodonte. La storia narrata da questo comandante scioccò molte persone. Numero 5. Il fratello del mostro di Loch Ness. Stavolta siamo nel 1793, in Canada, dove si parla di un presunto animale simile a Nessie. Quando fu avvistato la prima volta, fu identificato come un serpente gigante che divorava le anatre della zona. Gli venne dato il nome Bessie. Molti testimoni oculari affermarono di aver visto l'animale per intero, descrivendolo come una creatura veramente grossa, dotata di un collo lungo e pinne, come un Elasmosaurus. Altri affermarono di aver visto l'animale in spiaggia. La creatura misteriosa continuò ad aver varie segnalazioni da molte persone del posto, che continuarono ad affermare di aver visto un enorme rettile marino. Ancora oggi il mistero non è stato risolto. Bene, il video finisce qui, lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima! Like a cat.